Ciao a tutte e benvenute nel mio canale. Vi presento questo cardigan appunto granny, due quadrati. Perché l'ho chiamato due quadrati? Perché si esegue partendo da qui, da sotto l'ascella, e si fanno due quadrati, due mattonelle, due grandi mattonelle in pratica, come potete vedere. Questi sono gli aumenti della mattonella. Due grandi mattonelle, la manica viene fatta dopo, quindi il primo quadrato sarebbe questo. Metà davanti e metà dietro. Poi se ne fa un altro che rappresenterà l'altra metà davanti e l'altra metà dietro. Poi si uniscono al centro. Poi alla fine si riprendono i punti. E si allunga la maglia se c'è necessità di allungarla. Io l'ho dovuta allungare. Poi, in un secondo momento, si riprendono i punti qua e si fanno le maniche. Poi facciamo un contorno, un bordo appunto basso dal fondo, saliamo su per il collo, torniamo qui. E ritorniamo giù, facciamo qualche giro di punto basso, poi andiamo a rifinire con questo punto gambero che a me piace tantissimo. La stessa cosa rifiniamo sulle maniche a punto gambero. Comunque poi nel corso del tutorial vi spiegherò, vi darò ulteriori spiegazioni. Ovviamente questa maglia può essere fatta anche in lana, io l'ho fatta in cotone per usarla, diciamo, per i primi freschetti autunnali, ma anche per le serate fresche estive. E quindi, diciamo, non ci ho fatto asole, non ci ho fatto bottoni proprio perché mi rimane aperta, non ho necessità di chiuderla. Però può essere fatta anche in lana, facendo delle asole qui, quando si fanno i punti bassi, si fanno delle asole e mettendo dei bottoni. Ok? Andiamo a vedere che cosa occorre per fare questo progetto in cotone. E niente, buon lavoro e buon divertimento. Spero che vi piacerà. Per questo progetto ho usato il filato Donny della Tessiland, un cotone, devo dire, un ottimo cotone. Mi è piaciuto molto. 100 grammi, 250 metri. Allora, qua viene indicato l'uncinetto. No, l'uncinetto da 3 a 4. Io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3, perché a me piace il lavoro più compatto. Ho provato anche con il 3,5, ma mi veniva troppo lento il lavoro, almeno per come ho la mano io. Poi se uno lavora stretto può usare anche il 3,5. Io ho lavorato con l'uncinetto numero 3. È veramente un bel cotone, morbido, si lavora benissimo e un colore molto molto brillante, molto bello. Un grigio perla molto bello. Iniziamo quindi facendo 4 catenelle e chiudendo a cerchio con una maglia bassissima. Quindi 1, 2, 3 e 4. Andiamo sulla quarta e chiudiamo con una maglia bassissima. Ora, dentro questo cerchietto andiamo a fare 1, 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Poi facciamo altri due punti alti. Poi catenelle e altri tre punti alti. In pratica dobbiamo fare quattro blocchetti da tre punti alti suddivisi da 3 catenelle. Quindi 3 catenelle di nuovo,
e 3 punti alti. Mentre lavoriamo, ci portiamo dietro la codina, così poi la tagliamo subito subito. 1, vedete, la codina la faccio passare sotto il lavoro. 2, 3 catenelle di nuovo e 3 punti alti di nuovo. 1, 2 e 3. 3 catenelle e andiamo a chiudere sulla terza catenella 1, 2, 3 sulla terza catenella con una maglia bassissima. Ok, questa la stringiamo bene e la tagliamo subito subito. Adesso con delle maglie bassissime ci portiamo dentro il primo archetto. Quindi ne facciamo una, due e tre. La terza la facciamo proprio dentro l'archetto. Andiamo a fare qui il primo angolo, che sarà composto da 3 punti alti. Il primo è sempre sostituito da 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. A questo punto facciamo 2 catenelle e sull'altro archetto andiamo a fare il secondo angolo, quindi 3 catenelle, 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Di nuovo 2 catenelle e facciamo il terzo angolo. E così fino al quarto angolo, fino qua. Ci vediamo lì prima di chiudere. A questo punto abbiamo fatto il nostro quadrato, ma a differenza di altre lavorazioni, il quadrato non lo chiudiamo. Lavoriamo il cardigan facendo dei giri di andata e ritorno. Quindi, arrivati qua, semplicemente voltiamo il lavoro e ricominciamo il nostro punto granny. In questo modo facciamo 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Una catenella di separazione perché da adesso in poi tra Eccetto che negli angoli, tra le varie lavorazioni, tra i vari mattoncini di 3 catenelle, di 3 punti alti, faremo una catenella e andiamo qui sul primo angolo e facciamo il primo angolo facendo 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Poi facciamo una catenella di separazione e nello spazio successivo lavoriamo 3 punti alti. Una catenella di separazione e andiamo a lavorare l'angolo. Quindi 3 punti alti. Due catenelle
e 3 punti alti. Una catenella di separazione e nello spazio andiamo a lavorare i nostri 3 punti alti e così via fino alla fine del giro. Quindi ci vediamo qui dopo aver lavorato l'ultimo angolo. Lavorato l'ultimo angolo, facciamo una catenella e andiamo a fare un punto alto nella terza catenella sottostante iniziale, e in questo modo. Ok? In questo modo. Ricominciamo. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Ops. Adesso nello spazio successivo facciamo 2 punti alti. Che uno è sostituito dalle 3 catenelle. Noi negli spazi, in questi spazi, noi adesso dobbiamo fare sempre 3 punti alti. Una catenella di separazione e facciamo l'angolo. Due catenelle e 3 punti alti. Una catenella di separazione e nello spazio successivo 3 punti alti. Una catenella di separazione e nello spazio successivo 3 punti alti. Una catenella di separazione e andiamo a lavorare l'angolo, come solito lavorarlo. 3 punti alti, 2 catenelle e 3 punti alti. Quindi, ricapitolando, abbiamo iniziato facendo questi 4 gruppi di 3 maglie alte separati da 3 catenelle nel primo giro. Nel secondo giro abbiamo fatto i 4 angoli, il tutto separati da 2 catenelle, quindi sia gli angoli qui e sia da angolo a angolo, 2 catenelle. Da adesso in poi, negli angoli, lavoriamo 2 catenelle di separazione. Tra i vari, diciamo, mattoncini di 3 punti alti, lavoriamo una catenella di separazione. Lavoriamo qualche giro così e poi vi do qualche altra informazione su come si sviluppa il cardigan. Ecco come si presenta il nostro lavoro dopo un po' di giri. Praticamente abbiamo realizzato un quadrato aperto da un lato, e questo lato aperto rappresenta lo scalfo manica, perché poi questo andrà piegato in questo modo e questo lato aperto appunto sarà lo scalfo manica, per cui noi dobbiamo continuare a lavorare fino a quando raggiungiamo l'altezza del nostro scalfo manica in questo punto. Tenendo conto che una volta indossato questo verrà leggermente sceso, non è proprio a giro, verrà leggermente sceso, quindi è importante che ce lo misuriamo e vediamo se stiamo comodi con l'altezza che abbiamo raggiunto, altrimenti dobbiamo continuare a lavorare qualche giro. È un po' questo il principio della costruzione a 2 esagoni, per chi la conosce. Praticamente si inizia appunto, come abbiamo visto, dall'ascella e si prosegue sfruttando così la
diciamo, comodità di non fare calcoli particolari all'inizio e andando avanti poter misurare il lavoro per vedere come sta. Quindi poi faremo un altro pezzo uguale, pari pari, verrà unito qui sul dietro, questo rappresenterà il dietro del lavoro. E questi rappresenteranno i due quarti anteriori del cardigan. Poi riprenderemo le maglie qui lungo lo scalfo e faremo la manica. E proprio diciamo, questo tipo di costruzione ci dà la possibilità di ovviare all'inconveniente che molte, diciamo, trovano quando fanno la costruzione a due esagoni, cioè quella che la larghezza della manica risulta molto larga, perché continuando a lavorare in questo senso, con la costruzione a due esagoni, per arrivare allo scalfo manica, soprattutto chi ha una taglia molto grande, arriva a un punto che la manica verrà molto larga. In questo modo invece, noi iniziando adesso da qui a lavorare la manica, abbiamo tutto il tempo di fare le diminuzioni necessarie per restringere la manica fino alla fine. Ok? Quindi ci rivediamo quando abbiamo raggiunto con il nostro scalfo manica l'altezza desiderata. Una volta raggiunta l'altezza dello scalfo manica, che nel mio caso è di 21 centimetri, per la taglia che sto facendo io, che è una 2XL. Quindi una volta raggiunta questa altezza, o la vostra altezza, intanto mettiamo due marcapunti, uno da un lato e uno qua dall'altro, per ricordarci prima di tutto che su questi due lati da adesso in poi non lavoreremo più. Quindi da adesso in poi lavoreremo solo su tre lati, cioè, ops, scusate, di qua e di qua. Poi, adesso dobbiamo anche decidere quale, una volta ripiegato il pannello, quale vogliamo che sia il dietro e quale il davanti. Perché? Supponiamo, facciamo l'esempio con la mia circonferenza. Facciamo l'esempio con la mia circonferenza. Io ho una circonferenza di 124 centimetri. Ok? Diviso 2 sono 62 centimetri. Quindi i miei due pannelli, questo e l'altro speculare che dovrò fare, che poi andremo a mettere dall'altro lato, dovranno misurare in totale 62 centimetri. Però il dietro avrà come misura la metà di 62, quindi 62 diviso 2, 31 centimetri. Il davanti, perché io ho deciso che il mio davanti è questo qua, il mio davanti è questo qua. Il davanti avrà sì la misura di 31 centimetri, ma di questi 31 centimetri 3 o 4 centimetri saranno per il bordo. Mettiamo che sono 3, 28 centimetri. Quindi io adesso dovrò continuare a lavorare sui tre lati fino a che con il davanti raggiungo la misura di 28 centimetri e mi fermo, perché sul davanti non devo più lavorare. Una volta raggiunta la misura di 28 centimetri non devo più lavorare, perché poi ci metterò 3 centimetri di bordo. Ok? Il davanti, non so se mi sono spiegata bene, avrà 3 centimetri di bordo. Non so a che punto farò, ma avrà 3 centimetri di bordo.
e lo stesso dall'altro lato. Ok? Quindi adesso noi continuiamo a lavorare. Voi fate questi calcoli, cioè stabilite qual è il dietro e qual è il davanti. Fate, suddividete la vostra circonferenza per 2, poi di nuovo diviso 2, o se volete per 4 è lo stesso. A questo numero togliete 3 centimetri o 4 centimetri, quello i centimetri di cui volete fare il bordo, e avete la misura fino alla quale dovete lavorare su tutti e 3 i lati. Quindi fino a che io raggiungo di qui la misura di 28 centimetri, fino a qui, fino a quando io con questa misura raggiungerò 28 centimetri, adesso sono 20, dovrò continuare a lavorare su questi 3 lati, ok? 1, 2 e 3. Dopodiché mi fermo e andrò ad allungare solo il dietro, ma poi questo lo vediamo dopo. Intanto continuiamo a lavorare fino a raggiungere questa misura che vi ho spiegato, che vi ho appena spiegato. Quindi continuiamo a lavorare solo su 3 lati, non su questi 2. Ormai sulla manica non dobbiamo più lavorare, sulla spalla, solo su questi 3, 1, 2 e 3. E quindi ci rivediamo quando abbiamo raggiunto questa misura. Eccoci qua, ho realizzato io tutti e 2 i pannelli e su questo ho già fatto l'aumento del dietro. Vi faccio vedere. Allora, dovevo raggiungere la misura di 28 centimetri con il davanti. Su questo l'ho raggiunta, quindi qua sul davanti abbiamo 28 centimetri. Per raggiungere tutta la circonferenza ho aumentato, come vedete, di 3 centimetri, quindi lavorando 3 giri solo su questo lato, sul lato del dietro, ok? La stessa cosa adesso dovrò fare su questo pannello. Qui io ho raggiunto la larghezza di 28 centimetri e adesso dovrò andare 28 centimetri qua e 28 centimetri qua, ok? Sul dietro devo allungare il dietro, o meglio allargare il dietro, così come ho fatto in questo pannello. Quindi adesso dovrò andare a lavorare 3 giri di punto granny solo su questo lato per raggiungere tutta la mia circonferenza. Quindi cosa faccio? Vado qua su questo lato, solo su questo lato, vado a fare 3 giri di punto granny. Quindi catenelle che sostituiscono il primo punto alto, 2 catenelle nel primo spazio, 2 punti alti nel primo spazio, scusate, una catenella di separazione e vado a fare il mio punto granny. Una catenella di separazione e vado a fare il mio punto granny. Arrivato qua, volto il lavoro e farò altri 2 giri. In pratica arriverò a raggiungere questa larghezza e poi andrò ad unire i 2 dietro. Quando arrivo all'angolo, ovviamente, io prima non l'ho fatto vedere, però magari per le principianti lo faccio vedere adesso. Ho finito il giro, no? Sono arrivata all'angolo. Qua ne devo fare mezzo adesso, perché io non devo fare l'angolo, devo solo fare dei giri di andata e ritorno. Quindi
farò, dopo la catenella di separazione, farò 3 punti alti, cioè faccio mezzo angolo. Ok, questo è l'angolo, faccio mezzo a 3 punti alti. Volto il lavoro e farò 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, una catenella di separazione, quindi in tutto 4, e poi vado nel primo spazio disponibile e faccio, ricomincio con il mio punto granny, quindi 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti, venuto lento, c'è il filo un pochino. Ok, e così fino alla fine del giro. Allora, ho fatto anche le altre righe per aumentare il dietro. Prima di cucirlo adesso però io me lo devo misurare, perché potrei comunque aver sbagliato di un centimetro, magari anche due no, ma un centimetro forse sì, o comunque per vedere se cade bene. Allora, prima di cucirlo cosa faccio? O lo imbastiamo con il filo, oppure andiamo semplicemente a mettere dei marker, dei marcapunti, così grossolanamente, giusto per vedere se ci stiamo con la misura. Ok, sia qua sul dietro forse questi sono troppo pochi, ne metto un po' di più, sennò poi non chiude bene. Quindi sia sul dietro che sulle spalle, ovviamente, che le spalle pure ancora non le abbiamo cucite, ok? Quindi vado a mettere dei marker qua sul dietro, vado a mettere dei marker qua sopra, non fino qua ovviamente, che poi questo è un collo che verrà così, verrà piegato in questo modo, anzi così quando lo misuriamo ci regoliamo anche fin dove dobbiamo far arrivare la chiusura del collo, più o meno. Ok, io lo metto fino a qua. Ok, faccio lo stesso dall'altro lato, sull'altra spalla, me la misuro e vado a vedere come va, e poi comincio a cucire. Allora, io l'ho misurata, va benissimo per me, e come diciamo spazio per lo scollo io lascerò, vi dico anche centimetri, 21-22 centimetri più o meno. Ok, quindi seguirò la cucitura fino a questo limite, sia da un lato e dall'altro, per lasciare 21-22 centimetri di scollo. E voi ovviamente vi regolate voi a seconda della vostra, dei vostri gusti personali. E adesso quindi possiamo cucire sia il dietro e sia le spalle. Vediamo come si fa, o come in questo caso io vado a cucire, perché ci sono diversi modi di cucire. Prima di cucire andiamo a nascondere tutte le codine vaganti, quindi infiliamo la nostra codina nell'ago e andiamo a nasconderle in mezzo ai punti, in questo modo. Più in dentro le nascondiamo, più siamo tranquille che non usciranno e che il lavoro non si scioglierà.
Una volta nascoste, le tagliamo. E lo stesso andiamo a fare con tutte le altre codine, che ce ne sono, insomma, diverse. Una, due. Ok? Nascondiamo le codine e poi andiamo a cucire. Allora, per fare le cuciture iniziamo dalle spalle, ovviamente. I marker che vi ho fatto mettere per vedere qual è il dietro e qual è il davanti, teneteli fino all'ultimo, perché poi è facile magari sbagliarsi, i lati sono tutti uguali, sia quando dobbiamo cucire, sia dopo che dobbiamo magari fare il bordo, ci potremmo sbagliare, quindi tenetele fino all'ultimo, così avete un punto di riferimento per sapere che questo è il dietro. Questi invece sono i marker che ho messo prima quando l'ho misurato per vedere l'ampiezza dello scollo che dovevo lasciare. Qua l'ho tolti, ma poi basta che conto basta che conto qui i vari spazi e li riporto qui. E quindi iniziamo a cucire. Iniziamo a cucire con l'uncinetto. Facciamo una cucitura lavorata, molto 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 semplice. Quindi facciamo combaciare tutti gli spazi, quindi lo spazietto con lo spazietto e il motivo col motivo, lo spazio con lo spazio e il motivo col motivo, lo spazio con lo spazio e il motivo col motivo. Quindi andiamo qui e facciamo un punto basso. Poi facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Andiamo nello spazio successivo, proprio nell'archetto successivo, e facciamo un altro punto basso. Uno, due, tre, quattro, nello spazio successivo e facciamo un altro punto basso. Bello tirato questo punto basso, che tanto poi si allenta. Uno, due, tre, quattro, nello spazio successivo e facciamo un altro punto basso. Ok? Quindi 4 catenelle. E in ogni archetto prendiamo quindi sia la parte ovviamente sia la parte di dietro che la parte di davanti e uniamo con un punto basso. 1, 2, 3, 4. Quindi sia la parte di dietro sia la parte di davanti. Ok, così e uniamo con un punto basso. E dobbiamo arrivare fino al marker. Poi vi faccio vedere come viene la chiusura e vi spiego anche un'altra cosa. Ora io sono arrivata ai marker, quindi li posso togliere. Vi faccio vedere come viene la cucitura. Allora, da un lato viene così, che potrebbe essere questo, che comunque non si vede con la cucitura perché è lavorata, no? Quindi è una catenella, tipo una treccia, è un disegno che potrebbe movimentare la maglia. Quindi volendo possiamo lasciarlo anche questo al dritto. Perché fino adesso questo lavoro, diciamo che un dritto vero e proprio non ce l'ha avuto, o almeno ce l'ha avuto finché abbiamo lavorato in tondo. Poi quando abbiamo cominciato a lavorare in giri di andata e ritorno, non aveva più un dritto, quindi non è importante. Il dritto fino adesso non lo abbiamo considerato proprio per questo motivo. Adesso magari però lo consideriamo, nel senso che dobbiamo stabilire se la cucitura la dobbiamo far venire fuori, questo disegno oppure dall'altro lato. Dall'altro lato viene in questo modo. Ok, stretta stretta viene così. Quando però noi indossiamo la maglia si allarga un pochino, quindi viene fuori questo tipo di disegno, un buchetto con una riga e mezzo, anche molto carino, comunque non si vede che è una cucitura, sembra una cosa fatta apposta. E la cucitura è molto semplice, quindi questo poi lo decidete voi.
come lasciarla. Sinceramente nemmeno io so ancora come la lascerò, perché mi piace questo bordino così. Poi vedrò, quando la indosso lo vedrò. Quindi andiamo a cucire le spalle in questo modo, sia questa che questa, e la stessa cosa andiamo a fare per il dietro. Quando abbiamo cucito le due spalle, prendiamo il dietro, decidiamo prima ovviamente dove far venire la cucitura, perché così come la facciamo venire qui, dobbiamo farla venire pure sul dietro. Cioè, se qui la lasciamo fuori, dobbiamo lavare il dietro in modo che poi venga fuori alla stessa maniera. Quindi, per esempio, se io questa la volessi lasciare fuori, quindi dalla parte del dritto, non devo andare a cucire così qua adesso. Non devo andare a cucire così, ma devo andare a cucire così. Capito? Devo mettere. A questo punto devo mettere i due rovesci, a questo punto questo è il rovescio, quindi devo mettere i due rovesci così e lavorare in questo modo. Così mi viene fuori sia sulle spalle che sul dietro del lavoro. Se invece voglio che io questa poi maglia la metterò al dritto, la metterò così sulle spalle, ovviamente quando vado a cucire il dietro lo cucirò in questo modo. Ok? Quindi ci vediamo a fine cucitura. Eccoci qua. Allora, io poi ho deciso alla fine di far venire il bordino sul rovescio del lavoro. Quindi sul rovescio del lavoro, sia ovviamente sulle spalle che sul di dietro, mentre dalla parte del dritto. Dalla parte del dritto viene questa chiusura così. Adesso dobbiamo allungarlo un pochino questa maglia, perché ovviamente è corta. Questo cardigan, che devo farci un cardigan, quindi la devo allungare un pochino. Quindi cosa faccio? Semplicemente vado qui in fondo, riprendo qui dall'angolo e rilavoro tutto punto granny fino all'angolo di qua, volto il lavoro e faccio tanti giri quanti me ne occorrono per la lunghezza desiderata. Per cui anche qua dall'angolo, quindi facciamo il nostro cappietto. Sull'angolo andiamo direttamente dentro lo spazietto, facciamo punto basso, 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e poi facciamo altri due punti alti, cioè in pratica facciamo un mezzo angolo. Una catenella di separazione e ricominciamo il nostro punto granny lungo tutta la base inferiore della maglia. Quando arriviamo ok in questo modo, quando arriviamo all'altro angolo, oddio scusate, quindi lavoriamo lungo tutta la nostra base, arrivati all'altro angolo, finiamo con mezzo angolo, quindi in questo spazietto lavoreremo 3 punti alti, poi volteremo il lavoro, faremo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, una catenella di separazione e andremo nello spazio successivo e ricominceremo il nostro punto granny con giri di andata e ritorno fino alla lunghezza desiderata. Poi andiamo a vedere, dopo averla allungata, cosa fare delle maniche. Nelle maniche possiamo fare due cose.
possiamo lasciarla così, perché come vi ho detto già in un'altra occasione, questa maglia, anche se vista così sembra che abbia un giro a giro manica, diciamo, quindi dritto, ma quando la si indossa viene leggermente scesa, quindi viene una mezza manica, per cui si può fare anche una maglietta a mezza manica volendo. Se invece vogliamo fare un cardigan, andremo a riprendere i punti qui e lavoreremo tutta la manica lunga. Ci vediamo quindi dopo che abbiamo allungato la maglia per le maniche. Una volta raggiunta la lunghezza desiderata, rifiniamo il fondo della maglia per il momento con un giro di punto basso. Quindi andiamo a fare un punto basso su ogni punto, anche sul primo. Uno, due e un punto basso nello spazietto. Un punto basso su ogni punto basso quando siamo sui motivi. E un punto basso nello spazietto. E così per tutta la riga di fondo della nostra maglia. Una volta arrivati alla fine, giriamo il lavoro in senso orario, stiamo così, lo giriamo così in senso orario e stiamo praticamente sulla parte dei quarti anteriori, quindi sul davanti. Qui andremo ad iniziare il bordo di 4 cm che io farò con delle mezze maglie alte. Quindi, una volta girato il lavoro nel verso giusto, facciamo 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Poi ogni spazio andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Qui una l'abbiamo fatta con le catenelle, l'altra l'abbiamo fatta classica, normale. Nello spazio successivo, quindi sotto il punto alto, andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Uno e due. Di nuovo nello spazio successivo 2 mezze maglie alte. Ancora. Sempre sotto al punto alto 2 mezze maglie alte. Uno e due. In questo modo. Quando arriviamo però a quest'altra situazione, perché nel senso questo pezzo qua è il pezzo che abbiamo fatto dopo aver cucito tutta la maglia, e per il pezzo che abbiamo fatto per allungarlo, e quindi ci troviamo questa situazione, questi spazi qua, ma finché abbiamo girato, lavorato in tondo ci ritroviamo invece i punti così come li vedete adesso qui in questa situazione. Non mi vengono le parole, scusate, non so più come parlare, ho difficoltà di concentrazione e spesso mi mancano le parole, quindi abbiate pazienza. E quindi a questo punto, quando arriviamo qua, ovviamente lavoriamo punto su punto, quindi non facciamo più 2 mezze maglie alte ogni spazio, ma lavoriamo punto su punto. Quindi qui abbiamo un punto e facciamo una mezza maglia alta, e poi su ogni punto lavoriamo una mezza maglia alta.
Questa è la catenella di spazio che abbiamo dato tra un motivo e l'altro e ci facciamo una mezza maglia alta. E poi su ogni punto una mezza maglia alta. Ok, questo fino alla fine, fino qui allo scollo. Arrivati qua, lo scollo lo lasciamo un momento da parte perché lo rifiniamo dopo. Quindi arrivati qua, voltiamo il lavoro e ricominciamo col giro di mezze maglie alte per circa 4 centimetri. Non so quanti giri ci vorranno, dopo ve lo dico. Comunque io farò almeno io farò 4 centimetri di bordo. Voi potete farne anche di meno se volete, o di più se ne avete necessità, perché magari avete fatto la maglia un pochino stretta, non vi si chiude. Ovviamente la stessa cosa andremo a fare dall'altro lato. Anche qui ci ritroveremo in fondo questa situazione qua. Quindi fino qua faremo ogni spazio due mezze maglie alte e qui inizieremo a lavorare punto su punto e faremo lo stesso bordo e poi ci rivediamo. Ecco come si presenta il nostro cardigan dopo aver fatto i due bordi ai lati sul davanti. Adesso questo poi non lo possiamo tenere sia chiuso sia lo potremo aprire in questo modo. Questo poi a gusto vostro. Adesso andiamo a lavorare sullo scollo. Per lo scollo io poi ho fatto 5 giri di maglia mezza maglia alta, 5 giri per un totale di, poi ho fatto 3,5 centimetri, non questa poi quando si allarga, per un totale di 3,5 centimetri, non 4, che 4 mi sembrava un po' troppo, non mi piaceva. Quindi 5 giri per un totale di 3,5 centimetri, sia di qua che di qua. Ok, adesso se ritrovo il capo del filo, eccolo qua. Adesso andiamo sullo scollo, quindi facciamo il nostro cappietto. Eccoci qua, stiamo qua. Andiamo sulla prima, sull'ultima riga di punto a mezza maglia alta che abbiamo fatto, ci inseriamo proprio qua. Facciamo un punto basso e una maglia che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Mi porto dietro le codine così le nascondo. Allora, qui praticamente abbiamo ogni riga di mezza maglia alta, andiamo a fare una mezza maglia alta da questo lato. Aspettate. Quindi ogni riga una mezza maglia alta, ci inseriamo nella prima maglia, diciamo, che abbiamo fatto.
così. Invece, quando arriviamo, oddio, queste godine. Mi sto impicciando. Però me le voglio portare dietro perché dopo mi scoccia toglierle all'ultimo. Invece così me le tolgo man mano. Quando arriviamo invece ad avere questa situazione qui, quindi una barretta che rappresenta un punto alto, l'altra barretta che rappresenta l'altro punto alto che abbiamo fatto quando abbiamo fatto questi giri. Quando arriviamo qui, ogni spazietto andiamo a fare 2 mezze maglie alte. Uno e due. Poi andiamo qui sotto questo punto. E facciamo le nostre 2 mezze maglie alte. Di nuovo su questo spazio facciamo nostre 2 mezze maglie alte. Ok. Queste codine io adesso le taglio perché le ho messe. Le ho nascoste abbastanza, se no mi danno solo fastidio. Ok. Ora che succede? O almeno a me mi è successo, quindi che allora sto qua, ho fatto le mie 2 mezze maglie alte. Vado su prossimo e faccio le mie 2 mezze maglie alte. Succede che qua io ho una barretta un po' più alta di questa, perché qua sono o perché ho fatto un punto in più o perché ho allungato il filo, non lo so. Quindi succede che cosa succede? Succede che facciamo non 2 maglie alte, ma 3 maglie alte, o quelle che riteniamo necessarie affinché poi il lavoro non tiri, ok? Quindi io qua ne faccio 3 di maglie alte. Idem in questa successiva, anche questa è una barretta un po' più lunga delle altre, perché forse ho allungato un po' troppo il filo. 1, 2 e 3. Ok? E continuo finché a un certo punto io mi ritroverò anche. Non mi troverò più questa situazione delle barrette fatte così, ma mi troverò i punti. Adesso vi faccio vedere. Anche qua, questa è una barretta un po' più lunga, vedete? Quindi io qua vado a fare 3 mezze maglie alte. Fermo restando poi che quando vi misurate, appena fatto il primo giro, vi misurate la maglia, vedete se il collo tira, fate qualche mezza maglia alta in più. Se sta bene, sta bene. Se è troppo largo, fate qualche mezza maglia alta in meno, insomma. Capito? Fate il primo giro voi ve lo misurate. Anzi, se fate pure il secondo giro è ancora meglio. Perché non c'è una. Cioè, la regola è che ogni punto alto si fanno due maglie. Ogni punto alto 2 maglie. Però poi ecco. Se vediamo che abbiamo uno spazio più lungo, come questo mio qua, per esempio, anche questo è più lungo, io ce ne faccio 3. Perché sennò poi il collo mi tira. Qua invece stiamo regolari, quindi facciamo una e due. Qua invece, come potete vedere, abbiamo i punti.
Fino qua abbiamo i tre motivi del granny, quindi qui lavoriamo punto su punto. Quindi andiamo qua e facciamo una mezza maglia alta. Andiamo sul secondo punto e facciamo una mezza maglia alta. Sul terzo punto la mezza maglia alta. Questa è la catenella di separazione dei punti granny, quindi qui facciamo sempre una mezza maglia alta e finché possiamo, lavoriamo punto su punto. Questo, vedete, questo si è allargato, ma è il motivo granny. Vedete? Ok, quindi, oppla! Non so se si sente il mio cane che abbaia, credo che sia rimasto chiuso fuori. Devo andare ad aprirgli, adesso ci vado. Oh, qua invece riprendiamo a fare due mezze maglie alte, ogni due o tre, quelle che siano, ogni barretta. Ecco, passiamo qua, io adesso ne faccio tre. Qua ne faccio due, che è un punto alto normale. Qua ne faccio due. Qua ne faccio due. E qua ne faccio due. E qua arrivato, ogni riga di punto che abbiamo fatto prima, facciamo una mezza maglia alta, quindi una, oppela, due, oppela, tre. Finito il giro, voltiamo il lavoro e riprendiamo. Facciamo praticamente tre giri, credo, di mezze maglie alte. In pratica facciamo un colletto alla coreana. Quindi qua ricominciamo facendo scusate la camera che dondola. Un punto basso e una catenella che sostituiscono la prima mezza maglia alta. Poi ovviamente ogni punto una mezza maglia alta. Facciamo giri di andata e ritorno per, come ho detto, tre giri o quattro, poi questo, anche questo lo decidete voi, insomma, ve lo misurate il collo e vedete come vi piace. D'accordo? Dopo aver fatto questo, facciamo un ulteriore giro di rifinitura completo a punto gambero. Cambio di programma per il collo, perché poi il colletto alla coreana non mi piaceva, l'ho misurato, l'ho visto addosso, non mi piaceva come rimaneva, quindi ho continuato, ho alzato il collo praticamente per un totale di 7 centimetri e mezzo per 13 giri di mezza maglia alta e niente, questo poi lo si ripiega. E viene praticamente un collo come quello che avete visto nella foto in anteprima, in questo modo. Ok? Adesso, dopo aver fatto il collo, andiamo a rifinire tutto il perimetro della maglia, tutto il perimetro con un giro di punto gambero. Tutto il perimetro significa iniziare dal collo prima di chiudere
Iniziamo dal collo, poi scendiamo giù nella quarto anteriore, poi andiamo lungo il fondo, facciamo tutto punto gambero fino al fondo, poi risaliamo qui nell'altro quarto anteriore e chiudiamo, andiamo a richiudere qui. Ok? Quindi tutto il perimetro con un giro di punto gambero, per cui iniziamo da qua. Da dove abbiamo finito l'ultimo giro del collo. Opla. Opla. E andiamo a fare un punto gambero. Per fare il punto gambero facciamo una catenella per iniziare e andiamo nella prima maglia e facciamo il nostro punto basso, all'indietro proprio. Andiamo nella maglia successiva, così. Tiriamo un pochino e facciamo il nostro punto basso. Di nuovo nella maglia successiva e facciamo il nostro punto basso. Nella maglia successiva tiriamo su e facciamo il nostro punto basso. Nella maglia successiva tiriamo il filo su, opla, gettato e via. Gettato e via. Allora, diciamo, il trucchetto, fra virgolette, per fare il punto gambero è di allungare un pochino questa sola qua, quando facciamo il punto. Invece di tenerla stretta, la allunghiamo un pochino. Ha il tempo di arrivare sulla maglia precedente e tiriamo. E viene fuori questa rifinitura molto 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 carina, a mio avviso. A me piace tantissimo la rifinitura punto gambero. Quindi continuiamo, come ho detto prima, il collo e lungo tutto il perimetro della maglia. Abbiamo dei punti bassi dappertutto. Dei punti bassi, questa è mezza maglia alta. Abbiamo dei punti singoli dappertutto, quindi non abbiamo problemi a fare il punto gambero. Ok? Lo faccio vedere ancora. Allora, ecco qua il nostro cardigan rifinito sui bordi con questo punto gambero. Guardate, vi faccio vedere da vicino. Guardate quanto è carino questa rifinitura, molto molto carina. A me piace tanto.
sia qua su davanti e sia sul fondo. Ok? E adesso, quindi questo poi verrà piegato così. Adesso passiamo alle maniche. Sulle maniche possiamo fare due cose. Io farò le maniche lunghe perché voglio un cardigan a maniche lunghe, però voi, se volete fare una maglietta a maniche corte aperta davanti, più corta, anche più corta, perché magari la maglietta aperta davanti è più corta e più carina, poi dipende dalle vostre esigenze. Io ho necessità di nascondere un po' di forme, quindi tendo a farle sempre più lunghe. Quindi dicevo, io andrò a fare le maniche lunghe. Se voi volete lasciarla così, perché questa, come già vi ho detto, una volta indossata, la manica scende un po', quindi viene un attimo a mezza manica, ok? Non è così dritta proprio a giro manica una volta indossata. Quindi se voi volete lasciarla così, potete fare una cosa semplicissima. Andate qui sotto l'ascella e fate un giro di punto basso e un giro di punto gambero, e così la rifinite e siete a posto. Ok? Io invece adesso andrò a fare tutta la manica lunga. Per fare le maniche, quindi, continuiamo con il punto granny. Andiamo quindi qui sotto l'ascella, andiamo a riprendere i punti qua. Andiamo in uno di questi due buchi, è indifferente. Io comincio qua. Punto basso e 2 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, e facciamo altri 2 punti alti nello stesso spazio. Una catenella, andiamo nello spazio successivo e facciamo il nostro motivo da 3 punti alti. Una catenella, andiamo nello spazio successivo e facciamo il nostro motivo da 3 punti alti. Una catenella e di nuovo in ogni spazio facciamo il nostro motivo da 3 punti alti separato da una catenella. Opla. Così fino alla fine del giro, fino ad arrivare qua. Arrivati alla fine del giro, vado a fare l'ultimo motivo di 3 punti alti in questo buco, una catenella, vado a chiudere nella terza catenella che abbiamo fatto, o meglio sarebbe la seconda perché abbiamo fatto un punto basso e 2 catenelle, insomma con l'ultima catenella con un punto basso, e poi ricomincio facendo 1 2 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, una catenella di separazione, quindi in totale 4, rivado sullo spazio e ricomincio il mio punto granny. Dopo aver fatto questo secondo giro, ce la misuriamo e vediamo se è il caso di fare delle diminuzioni. O meglio, sicuramente bisogna fare delle diminuzioni. Vediamo se è il caso di iniziare già da adesso a fare delle diminuzioni o se possiamo continuare così. Abbiamo necessità di continuare così perché magari abbiamo, come me personalmente, per esempio, io, essendo in sovrappeso, ho un bel braccio largo,
quindi magari le diminuzioni forse le dovrò fare solo verso la metà della manica e adesso vedremo. Quindi facciamo questo giro e ce l'andiamo a misurare e vediamo a che punto sta la larghezza della manica, ok? Una cosa, arrivati qua alla fine del giro, del secondo giro, arrivati alla fine del secondo giro, io mi trovo in questa situazione. Vado a fare due punti alti su questo, dopo aver fatto la catenella di separazione, vado a fare solo due punti alti su quest'ultimo buco, uno e due, e poi vado a chiudere due e tre sulla terza catenella. E così ho il mio punto granny. E per ricominciare faccio 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e subito nel buco successivo lo stesso vado a fare 2 punti alti. E ho il mio punto granny di 3 e ricomincio e vado avanti. E così per tutti i giri. Allora, come volevasi dimostrare, io ho lavorato ben quasi metà manica senza fare diminuzioni perché ho un braccio abbastanza cicciottello. Ho fatto ben 15 giri, mi sembra. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 giri senza diminuzioni. Adesso faccio qualche diminuzione perché dopo il gomito il braccio si restringe, quindi mi sarebbe larga. Quindi la prima cosa che faccio quando si fa che si fa quando si lavora il granny per fare le diminuzioni è quello di iniziare ad eliminare le maglie di separazione. Noi qua ne abbiamo una, quindi la eliminiamo completamente. Se ne avessimo avute tre, per esempio, o due, avremmo iniziato ad eliminarne una. Noi ne abbiamo una, quindi la eliminiamo totalmente. Per cui noi qua adesso ricominciamo il granny senza fare catenelle di separazione. Per cui 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, 2 punti alti. E senza fare catenelle di separazione andiamo nello spazio successivo e continuiamo il nostro punto granny. In questo modo la manica si restringerà. Ops. Arriviamo alla fine del giro e vi faccio vedere come si è ristretta. Ok, ho fatto il primo giro di togliendo le maglie di separazione. Se io vado a misurare adesso la manica qua sopra, misuro 20 centimetri. Se la vado a misurare qua, misuro 18 centimetri, quindi si è ristretta di 2 centimetri. Molto probabilmente io non avrò bisogno di altre diminuzioni perché se la misuro, beh, forse qualcun altro la dovrò fare perché poi è arrivata al polso è larga, anche se questa è una maglia, diciamo, estiva, per le giornate fresche estive o anche primaverile o nei primi autunni, quindi non c'è bisogno che abbia il polsino stretto per mantenere caldo, quindi potrebbe anche andare bene questa larghezza, però poi me la dovrò misurare addosso per vederla bene. Quindi adesso continuerò a fare qualche giro in questo modo, quindi senza catenelle di separazione, almeno due giri. Quindi riprendo qua e faccio 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, una catenella, no, la catenella di separazione non ci va, quindi
Vado qua e ricomincio il mio punto granny. Quindi dicevo, farò almeno altri due giri in questo modo, poi me la misuro e vedo se la larghezza la devo stringere ancora o se voglio lasciarla così, di questa misura. Se voi avete necessità di stringerla ancora, o meglio, addirittura se voi avete iniziato da qui a fare le diminuzioni perché era molto larga, per esempio, dopo aver fatto le diminuzioni eliminando la maglia, la catenella di separazione, un'altra cosa che potete fare è quella di fare il motivo con soli due punti alti, in questo modo. Uno e due. Uno e due. Uno e due. Come vedete già qua, vedete la maglia si restringe ancora di più. Questo ovviamente lo dovete valutare man mano che fate la manica, va bene? Quindi io adesso riprendo a fare i miei tre punti alti senza catenella per qualche giro e poi vedrò come va. Ci rivediamo alla fine e vi dico che cosa ho fatto. Alla fine, non ho avuto bisogno di fare ulteriori diminuzioni, quindi io ho fatto 15 giri normali, senza diminuzioni, e 21 giri togliendo la catenella di separazione. E basta così. E mi è venuto fuori questa larghezza qui che a me sta benissimo. E quindi adesso, quindi in totale ho fatto per la manica in totale 36 giri. Adesso per rifinire vado a rifinire con un giro di punto basso e con un giro di punto gambero, così come ho fatto già, ho finito già una manica, ve la faccio vedere. Eccola qua. Giro di punto basso e giro di punto gambero. Quindi, come abbiamo fatto per il perimetro, tutto il perimetro della maglia, adesso andiamo qua. Quindi io qua tra un motivo e un altro non ho catenelle di separazione perché l'ho tolta per la diminuzione, quindi vado a fare un punto basso su ogni punto sottostante dei vari motivi. Quindi 3 e 3. Uno, due e tre. Così per tutto il giro. Allora, arrivata alla fine, faccio l'ultimo punto basso sull'ultimo punto alto sottostante. Mi vado a chiudere sul primo punto basso con una maglia bassissima. E adesso inizio a fare il punto gambero, quindi faccio una catenella, vado nella maglia di dietro e faccio il mio punto basso. Di nuovo. Quando facciamo il punto gambero, non so se già ve l'ho detto, non facciamo questo, cioè non andiamo sotto il filo, ma andiamo sopra. Lo prendiamo da dietro.
Da sopra lo prendiamo, lo tiriamo e facciamo e chiudiamo da dietro. Ok. E questo è il nostro punto gambero e così finiamo tutto il giro e rifiniamo anche questa manica. Quando facciamo il punto gambero, arrivati alla fine del giro, io adesso faccio l'ultimo punto gambero. Cosa faccio per chiudere? Volto il lavoro in questo modo. Oppla. E mi vado a chiudere con una maglia bassissima in un punto qualsiasi qui nel primo punto. Catenella e tagliamo e poi andiamo a nascondere questa codina, ovviamente. Ed ecco come viene la manica, bella rifinita. È finito anche questo progettino. Semplice semplice, che però viaggia molto velocemente a motivo del punto granny, che è molto veloce da lavorare e che è semplice perché non si fanno dei calcoli particolari, perché come avete visto abbiamo iniziato dall'ascella, quindi l'unico diciamo calcolo che dobbiamo fare è di calcolare le larghezze dei vari pezzi. Se vi è piaciuto, vi chiedo cortesemente di lasciarvi un like. E vi ringrazio di avermi seguito fin qui in questo mio progettino. Se non avete capito qualcosa, scrivetemi tranquillamente, commentate tranquillamente sotto il video, vi risponderò appena possibile. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. Sono in arrivo altri progetti. E niente, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!